Ciao a tutti amici del mio canale, faccio questo nuovo video qua da una location un po' diversa dal solito perché sono nella casa dove sono cresciuto e dove tengo i miei fumetti, perché dove abito non avrei spazio. E qualcuno spesso mi chiede che manga leggi, cosa collezioni, e qualche utente proprio mi ha scritto anche di fare un video sui manga che ho. Quindi ne ho preparati alcuni numeri uno, diciamo, delle collezioni che ho, anche perché collezionavo prevalentemente qualche anno fa. Ultimamente mi sono dedicato un po' di più agli anime e a leggere online, perché ovviamente il cosplay porta via un po' di soldi e da qualche parte devi levarli, quindi ho comprato un po' meno manga, anche se ultimamente qualcuno li colleziona lo stesso. Allora, non ho un ordine preciso, ne ho messi un pochettino qua e ora partiamo con la mia collezione. Allora, iniziamo con qualcosa di vecchio che in tanti conoscono, che è Video Girl Eye. E questa collezione mi è stata regalata, non l'ho acquistata io, è una collezione che è iniziata nel 93, il primo numero, e ringrazio tanto Alessandro Gimelli, il fotografo, con lo quale collaboro ogni tanto, che me l'ha regalata ed è, diciamo, un cult, è una pietra miliare dei manga. Poi, andiamo avanti, allora questi li mettiamo sotto, andiamo un po' su di nuovo un classico che, allora, secondo me a livello di disegni forse è uno dei migliori che ho, che è Vagabond, la versione deluxe. Non sono riuscito a collezionare la prima, quindi sto collezionando questa, piano piano me li sto comprando, non li ho ancora tutti. Storia bellissima, non c'è bisogno di raccontarla, è famosissimo e mi piace un sacco. Sayuki, un altro classico bellissimo, una storia esagerata, l'ho letto più volte con piacere e ogni volta che vedo un cosplay di Sayuki mi fa piacere farci una foto insieme, perché non ce ne sono tanti e mi trasmettono comunque una grande emozione. Poi un manga che tanti non conoscono, ultimamente un mio amico ci ha fatto il cosplay e ne sono rimasto talmente stupito che quasi subito non l'ho riconosciuto. Difatti l'ho guardato e gli ho detto: scusa, ma tu che personaggio stai facendo? Sto facendo quello di Sayuki, di Kekkaishi. Ah, difatti Kekkaishi, non so se qualcuno di voi l'ha letto, è un manga molto molto bello, l'ho collezionato tutto, l'ho letto ai tempi, è già un pochettino che la collezione, la raccolta è finita, gli ultimi numeri ci sono stati molto tempo a uscire, però è un qualcosa che mi sento comunque di consigliare, una buona lettura. Poi questo è solo 5 volumi, un po' più nuovo, uscito, ho finito di collezionare mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, che è Crazy Zoo, una storia un po' particolare ma sicuramente piacevole. Se vi capita tra le mani direi proprio che è una cosa che non vi annoierà, perché è un pochettino particolare. Poi questo molto vecchio, uscito all'inizio del 2000 mi pare, 2002, si chiama Kamikaze, e diciamo che l'ho comprato quando ho comprato tanti altri manga, solo perché avevo iniziato a collezionarli, si comprava un po' di tutto. E questa è una gran bella storia, scritta bene, disegnata molto bene, se lo trovate online provate a darci un'occhiata. Kamikaze di Satoshi Shiki. Altro manga leggermente datato ma molto bello, non mi sembra neanche di averci visto dei cosplay in giro. Elemental Gerad, umani che si trasformano in armi e combattono al fianco dei loro proprietari, diciamo, forse storie già sentite ma in maniera molto particolare. Carinissimo anche questo qua. Uno dei miei preferiti, allora, lo conosciamo in pochi, si chiama Noritaka, il re della distruzione. Se vi piacciono un po' le storie comiche alla stregua di Dash Cappei, Gigi la Trottola, questo, ragazzi, è una bomba. Racconta la storia di Sawamura, che è il classico sfigato del liceo dove tutti lo prendono per il culo, lo chiamano Kakamen per una figura un po' di merda che aveva fatto, e poi diventa ovviamente un combattente esagerato e tutti diciamo i campioni delle arti, di varie arti marziali del mondo lo vanno a sfidare e incontreranno, diciamo, pane per i loro denti. È molto molto divertente, leggetelo assolutamente questo. Questo ho comprato solamente perché veniva dagli stessi autori di Death Note, che è Bakuman,
e devo dire che però ho fatto un acquisto molto molto bello, perché mi ha stupito. Non ero abituato a leggere questo tipo di manga, anche perché prima andavo un po' più sullo shonen, e devo dire che mi ha aperto gli occhi su tante cose e ti informa su un mondo che magari non tutti conosciamo. Quindi Bakuman è veramente veramente bello. Andiamo un po' sul comico, ho finito di collezionare quest'anno, un po' anche sull'hentai, perché così è, che le mie palle. Allora, perché ho comprato questo manga? Perché l'avevo scoperto su alcune scan online tanto tempo fa. L'ho visto dalla mia fumetteria, ho detto va bene, provo a prenderlo, e difatti non mi ha deluso, perché proprio come mi ricordavo dei primi capitoli che avevo letto le scan online, è una bomba comica con una storia particolare, e provate a darci un'occhiata perché merita 5 minuti del vostro tempo. I Am a Hero, una storia che vede protagonista un ragazzo che collabora con un mangaka, ovviamente abita in Giappone, è disegnato e scritto in una maniera molto particolare che tanti non apprezzano, ma che invece secondo me rende la lettura molto molto rilassante, anche perché ci sono pochi balloon, a dire la verità, ci sono pochi dialoghi, e questo ragazzo si ritrova improvvisamente in mezzo a un'invasione zombie in Giappone, armato del suo filo fucile, con le sue convinzioni, restando molto fermo sulle sue morali, sulle sue convinzioni, riesce a farsi strada verso questo Giappone infestato dagli zombie. A me sta piacendo molto, la collezione è ancora in corso. Poi, The World God Only Know, le avventure di questo ragazzo, campione, diciamo, di quei Gal Game si chiamano, dove devi conquistare le ragazze e odia invece le ragazze del mondo, diciamo, reale, si ritroverà invece per certe vicissitudini a dover conquistare anche le ragazze del mondo reale, con non pochi problemi. Avevo iniziato questa collezione con molto piacere, purtroppo ho dovuto interromperla al 18° numero, mi pare, perché non era, siamo arrivati a quel momento dove avevo dovuto scegliere dove buttare i miei soldi, e quindi avevo interrotto questa collezione. Difatti l'ho letta solo una volta e il manga praticamente è nuovo, quindi faccio pubblicità, vendo i primi 18 numeri di questa collezione, se qualcuno interessa non me lo dica. Ecco, questo è il classico manga che io ho comprato solo perché avevo iniziato a leggerli, ho detto ah sì, i manga li compro tutti, leggiamoli, però ho finito la collezione, attenzione ragazzi. Boys B, storie amorose tra i liceali che nei primi anni della pubertà, diciamo, scoprono il sesso, scoprono il petting, scoprono un po' l'amore in generale, e sono quelle classiche storie dove le persone si vergognano anche solo a tenersi per mano, fanno tutte quelle faccine rosse, oh, oddio, mi ha toccato la mano, non me la laverò mai più, oddio! E sono praticamente delle storie autoconclusive, cioè i personaggi poi perseguiranno per tutta l'opera fino al 20° numero, che è l'ultimo della collezione, mi pare, però ogni storiella è a sé, quindi diciamo che se anche uno non comprava tutti i numeri poteva leggere un fumetto e divertirsi a leggere solo qualche storia. Poi qualcosa che è ancora in corso e sto collezionando, ed è un qualcosa di nuovo, una storia molto originale che mi sta piacendo davvero tantissimo, che è Terraform Mars. Questi uomini che scoprono che su Marte c'è acqua gelata, e visto che vogliono ricreare la vita su Marte, trovano un modo per sciogliere il ghiaccio dal pianeta, quindi mandano un licheno di colore scuro più un essere che si possa nutrire di questo licheno, ma un essere che può resistere a qualsiasi condizione ambientale senza morire, che è lo scarafaggio, in maniera tale da ricoprire Marte di colore nero, in maniera tale da attirare i raggi del sole e fare sciogliere questo ghiaccio. Dopo anni e anni, centinaia di anni, parte una spedizione per andare a disinfestare quindi Marte da tutti questi scarafaggi, ma la sorpresa che trovano è che gli scarafaggi si sono evoluti, sono intelligenti e sono fortissimi. Quindi è una storia bella, con tanti colpi di scena, io vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a quest'opera. Poi, uno dei miei manga preferiti, in assoluto, sicuramente uno dei top 5 che ho in collezione, che è Death Note. Death Note ha dato, secondo me, una svolta al mondo dei manga, non c'è bisogno di presentazioni, è
credo unico nel suo genere, bellissimo. Poi andiamo su un manga molto criticato, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, c'è chi dice che è inutile, c'è chi dice che i disegni fanno schifo, che è Elfen Lied, uno di quei manga che dalla copertina ti trae in inganno perché guardate come sono dolce e carina. Poi invece squarto le persone, famosissimo, non ha bisogno di nessuna spiegazione, lo conoscete sicuramente tutti. Andiamo su qualcosa di vecchio che io ho amato, ho letto più e più volte e ora sto conservando gelosamente, che è Dash Cappei, Gigi la Trottola, tutta la collezione, 25 numeri, distribuita da Mitico. Io tanto ridere così credo con un manga non me lo sono mai fatto, è troppo troppo bello. Se non conoscete Gigi la Trottola, neanche quando è passato comunque sulle reti italiane, date un'occhiata al manga che si chiama Dash Cappei e entrerete in un mondo di sport e mutandine bianche che neanche vi immaginate. Altro tuffo nel passato, anzi direi proprio nell'infanzia di tante tante persone, ho collezionato a fatica direi tutto questo manga perché è lunghissimo. L'unico della mia collezione che lo supera è One Piece ed è Capitan Tsubasa, quindi le storie di Oli e Benji, ed è uno dei primi manga che all'ultimo numero, nell'ultima pagina, mi ha fatto piangere perché lo seguivo da così tanto appassionatamente da quando ero ragazzino che vedere com'è finito mi ha aperto il cuore. Quindi diciamo che questa è una cosa più per appassionati che altro, comunque Oli e Benji sempre nel cuore. Anche se il calcio non lo seguo più. Spezziamo un attimo con i manga, presentiamo l'unico fumetto italiano che colleziono, che è il mitico Ratman, conosciuto un po' dopo che era uscito, quindi colleziono tutto Ratman, ce li ho tutti per adesso. E saluto Davide Dutto, un amico che fa il cosplay di Ratman e cosplay anche di Sawamura, di Noritaka, del quale parlavo prima, quindi un po' tutti questi personaggi comici. Ratman, anche questo non ha bisogno di presentazioni, ogni pagina è una risata, quindi un applauso alle Ortolani perché mi fa morire dal ridere con questo fumetto. Sempre uscendo dal manga, ma entrando nel mondo dei manhwa, quindi manga coreani praticamente, l'unico che ho in collezione con piacere e forse secondo come bellezza di disegni, forse proprio a Vagabond, è Le cronache di un guerriero. Eviterò di dirvi i nomi dei personaggi e degli autori perché quelli giapponesi ancora li so dire, ma questi coreani sbaglierei sicuramente tutta la pronuncia. Però ragazzi, questo è un capolavoro, è tratto da un romanzo, è disegnato in uno stile particolare bellissimo, molto affusolato e ogni disegno sembra sempre che sia in un'azione piena, i combattimenti sono spettacolari, quindi date un'occhiata alle cronache di un guerriero. Poi, cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo il fumetto di Monster Hunter. Il fumetto di Monster Hunter è stato disegnato da Hiro Mashima, quindi lo stesso di Fairy Tail e di Rave. E per chi ha giocato videogioco, io l'avevo iniziato a giocare su PSP, poi visto che ero un ragazzo solo, non avevo amici con cui giocare a Monster Hunter e sapete benissimo che Monster Hunter è un gioco che a un certo punto o giochi in co-op oppure ti spacchi le palle e tra l'altro ci sono dei mostri che da solo non potresti mai sconfiggere. Però ho letto con piacere il manga anche perché l'ho comprato dopo gli altri di Hiromashima e l'ho scoperto più tardi, quindi l'ho apprezzato anche per i disegni che mi piacciono. E prima di passare alla serie classica degli shonen, ho questo manga nel cuore, credo che sia il migliore della mia collezione, sempre esclusi i grandi classici, diciamo, di cui sono follemente innamorato, che è questo, ed è Battle Royale. Penso il manga dal quale Hunger Games si è ispirato più di tutti. Ogni anno in Giappone una classe di terza media viene rapita e buttata su un'isola e compagni abituati a essere cresciuti insieme fino dall'asilo devono uccidersi violentemente uno con l'altro fin quando ne rimarrà soltanto uno. È una storia bellissima perché fa sentire proprio l'amicizia tra certe persone, a cosa può portare in una situazione del genere, e anche la stronzaggine di altre persone, magari da parte dei compagni un po' più stronzi, che cosa possono fare durante una situazione di questo genere qua. Tra tutti quelli che vi presenterò oggi, questo è quello che più di tutti mi sento di dire, leggetelo.
leggetelo se siete, diciamo, un po', se vi fa paura il sangue anche solo nei manga eccetera, siete un po' impressionabili. Questo manga è molto 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 violento, però credo che ormai anche i bambini di 4 anni hanno già visto di peggio. Quindi andiamo un po' con, con gli shonen classici. Quindi partiamo da Fairy Tail. Fairy Tail è uno dei miei manga preferiti, anche se tanti ci gettano merda sopra. Non lo metterò mai da parte, lo continuo a seguire con grande passione. Mi piace, un applauso a Hiromashima. Non ve lo presento perché lo conoscete sicuramente benissimo. Proseguiamo con, quindi io direi, vediamo se lo trovo, dove l'ho messo. Ta 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 ta. Giuro che ce l'ho. Ah, eccolo qua. Ragazzi, il primo capolavoro di Hiromashima. Rave, The Groove Adventure, forse più bello di Fairy Tail addirittura, dove in Fairy Tail poi troveremo tanti tanti personaggi che erano già stati presentati in questo manga. Questo leggetelo assolutamente perché è molto molto bello, e se leggetelo soprattutto se siete appassionati di Fairy Tail, perché in questo manga riscoprirete un sacco di cose e vi scapperà una lacrima sicuramente. Ok, questo forse quando i miei figli saranno grandi, forse anche i miei nipoti, lo finiranno di collezionare loro. Primo numero di One Piece, che colleziono ben da luglio del 2001, 5.000 lire, 2,58€. Non ha bisogno di presentazioni, One Piece è un capolavoro, però una cosa devo dirla, mi pesa tantissimo leggerlo. Ha una storia che è bellissima perché presentano un sacco di personaggi nuovi ogni volta, caratterizzati benissimo, ma proprio i disegni a me non piacciono. Non piacciono i disegni One Piece, non mi piacciono le tavole come sono disegnate, le vignette come sono disegnate, ci sono troppi dettagli particolari che potrebbero essere benissimo evitati e rendono pesante la lettura. Però ragazzi, One Piece è One Piece, è molto bello e lo colleziono con piacere. Sono proprio curioso di sapere come andrà a finire. Altro capolavoro gigantesco, sottovalutato, che è Hunter x Hunter. Era uno di quei classici manga, e lo è tuttora, che comunque io non vedo l'ora che esca il numero dopo, perché è fatto benissimo. Un po' noioso sotto certi aspetti, perché i combattimenti sono spiegati nei minimi dettagli e ci sono dei ragionamenti logici complicatissimi durante i combattimenti che però ti portano ad apprezzare proprio come è stato creato, come è stato svolto questo manga. Ovviamente di Yoshihiro Togashi, il famoso creatore anche di Yu degli Spettri. Quindi per chi non lo conoscesse, ragazzi, dateci un'occhiata, perché Hunter x Hunter è sicuramente uno di quegli shonen top che va assolutamente visto o letto. Il nostro amico Naruto. No, Naruto quando era uscito mi aveva fatto gridare al miracolo, io me ne sono innamorato tantissimo. Tanto che secondo me il pezzo più bello di Naruto è quello dell'esame Chunin. Lo ricorderò sempre, lo porterò nel cuore. Come un ricordo di quando Naruto comunque era piccolo. Il manga ce l'ho tutto, sto continuando a collezionarlo, ma l'ho letto solo fino alla guerra dei ninja. Da lì, dopo tutte quelle cose di Madara eccetera eccetera, mi sono un po' caduti i coglioni e l'ho lasciato stare. Un giorno sicuramente però lo riprendo e finirò di leggerlo, già che ce l'ho e continuo a comprarlo, mi sembra giusto leggerlo. Bleach, il primo numero di Bleach. Appena era uscito anche questo, io ho detto, forse non ho mai letto niente di così bello. L'anime è qualcosa di fantastico, perché delle musiche così si sentono in pochi anime, ed è sicuramente un capolavoro. Se vi piacciono gli shonen, questo è uno di quelli che proprio non vi può mancare in collezione, o comunque, almeno nella mente, leggetevelo, guardatevelo, leggetevi le scan, fate cosa volete, però Bleach è Bleach. Ecco, questo è un manga che amo, che tanti di voi so che collezionano, e ne sono felice di questo perché ho potuto discuterne con varie persone, che è Claymore. Claymore a me è piaciuto tantissimo fin dal primo numero e mi è piaciuto nella stessa maniera fino all'ultimo numero. È top! Queste guerriere mezze demoni e mezze umane che combattono sconfiggendo altri demoni,
e se il loro potere demoniaco viene rilasciato troppo durante la battaglia, si risvegliano in degli esseri mostruosi disegnati da Dio, difficilissimi da sconfiggere. Con tutta l'associazione che c'è dietro, che segue le guerriere Claymore, sono classificati in ordine di potenza. Insomma, la storia è fantastica. Se vi è piaciuto Berserk, date un'occhiata anche a Claymore, perché come genere sicuramente non vi deluderà. Lacrime, Dragon Ball, è stata la collezione con la quale ho iniziato. Ho collezionato tutta la Deluxe perché l'ho scoperto un po' più tardi. Mi piacerebbe sinceramente avere la prima edizione, quella fatta da 62 numeri, 62 sì. Però questo è stato il primo manga che ho collezionato. Il primo numero che ho comprato è stato il 24 e c'era la saga di Freezer durante quei numeri. E io è il primo manga che leggevo, quindi l'ho preso e ho detto, ma ok, come si leggono? Anche con le istruzioni non ci capivo niente. L'ho letto, penso almeno per più di mezz'ora nella maniera sbagliata, e dicevo, ok, è bello, ma non ci capisco un cazzo. Poi ho imparato a leggere i manga e ho comprato gli arretrati. Questo è uno di quei manga che sta spopolando, ragazzi. È Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins, distribuito in Europa con questo nome. E recentemente ha battuto One Piece come vendite e devo dire che se lo merita, perché secondo me i disegni sono ottimi. Alcuni li reputano un po' infantili, ma a me piacciono tantissimo. Non so perché mi ricorda un po' Dragon Quest, però non è di Toriyama. Sono un po' più ricercati, a dire la verità, i disegni che quelli di Dragon Ball. Ed è uno shonen un po' alternativo. Non parte con il protagonista che è scarso e si fa strada attraverso avversari sempre più forti, ma inizia con un protagonista già estremamente forte, e non è incentrata la storia solamente sul protagonista, ma su tutti gli altri peccati, perché ognuno di loro impersonifica un peccato capitale, e ognuno di loro ha la sua storia. Quindi secondo me sono 7 protagonisti di questa fantastica opera che va letta assolutamente, vi prenderà l'anima, perché a mio avviso è top, è troppo bella, troppo. Poi ho questi due numeri, avevo preso la Perfect Edition di Dragon Ball perché mi piaceva molto come era fatto, ho comprato solo il numero 1 per sfizio, e poi quest'altro numero 1 identico mi è arrivato però dal Giappone, da mio cugino che era andato in viaggio in Giappone e me l'ha portato. Poi qualche speciale, oddio mi stanno cadendo tutti! Qualche altro speciale di Dragon Ball, come questo Nekomajin, che però non mi è piaciuto molto, cioè speciale più che altro di Akira Toriyama più che di Dragon Ball, anche se ci sono i personaggi di Dragon Ball, non mi è piaciuto per niente. Diciamo che il caro Akira Toriyama questo se lo poteva evitare, ma assolutamente non potete fare a meno di leggervi questo. Yako The Galactic Patrolman è praticamente, avevo preso l'edizione limitata con qualche cazzatina in allegato, è il prequel di Dragon Ball, come è nato tutto, diciamo, e scoprirete dei nuovi personaggi, come per esempio la madre di Goku, qui, in questo volumetto qua. Quindi compratelo se siete appassionati di Dragon Ball e di Akira Toriyama, perché ho pianto tanto quando ho letto questo nelle ultime pagine, perché mi ha emozionato un sacco, veramente, scoprirete delle cose che non vi immaginavate neanche. Quasi sono arrivato a pensare che questo Yako fosse stato già concepito prima di tutto. Negli anni 80 Akira Toriyama pensava già che nel 2015 potesse far uscire questo fumetto qua, da quanto è scritto bene. Mi è piaciuto un sacco. E che dire? Penso che siamo arrivati qua. Ho altri manga, però ho collezionato solo magari il primo numero, giusto per averli in collezione, poi non ho potuto comprarli tutti. Quindi la mia collezione si ferma qua, spero che a tanti sia piaciuta, sicuramente ho qualcosa che a tanti non piacerà e altri capolavori con i quali sicuramente possiamo discutere insieme. E niente, io vi saluto e approfitto anche di questo video, visto che non so se ne farò ancora, per darvi appuntamento a Lucca Comics and Games. Sarò presente tutti e 4 giorni, tra poco posterò sulla pagina il programma cosplay in maniera tale che possiate riconoscermi, perché sapete bene che ci tengo sempre a fare due paroline con voi anche al volo, perché purtroppo non mi posso fermare un quarto d'ora a persona, perché altrimenti farei 10 metri in fiera e poi sarebbe ora di andare a casa. Grazie per l'attenzione, spero che il video vi abbia soddisfatto e ciao a tutti e al prossimo video.